Siamo nella tappa romana della Mille Miglia, con me Paolo Capone, segretario generale di UGL. Benvenuto Paolo. Grazie, benvenuto a te, benvenuto a Roma. Eh sì, siamo di ritorno da Brescia, dove torneremo sabato in questa Mille Miglia voluta da Fonditalia, che partecipa con un'autovettura, una Porsche Speedster del 1954, che gareggia col numero 318. Paolo, in ogni tappa stiamo incontrando imprenditori, stiamo incontrando lavoratori, titolari di rete, per parlare dell'importanza della formazione per accrescere le competenze dei lavoratori e competere per quanto riguarda le imprese. Ecco, quanto è importante secondo te la formazione? Beh, la formazione è fondamentale in un momento in cui c'è bisogno di migliorare le performance di produzione, formarsi, aggiornare le proprie competenze, acquisire nuovi saperi, prepararsi anche all'evoluzione del mondo del lavoro attraverso la formazione è l'unica maniera, forse è fondamentale, è strategico. E insieme a questo ovviamente c'è la partita dello sviluppo. Soltanto attraverso un progetto di sviluppo questo paese riprenderà a camminare. Viviamo in un momento di crisi particolarmente difficili, siamo usciti da 2 anni di pandemia e purtroppo abbiamo alle porte dell'Europa un conflitto piuttosto importante che ci sta penalizzando e ci penalizzerà soprattutto all'inizio della stagione invernale. Bene, parlare con le persone come avete fatto voi in tutte quante le tappe probabilmente è un inizio, simbolicamente richiama un'idea di sviluppo. Queste macchine stanno ripercorrendo un percorso che dal 1927 viene fatto, quando ancora non c'erano autostrade, quando non c'erano probabilmente molte delle strade erano ancora sterrate. Bene, questo è un po' simbolicamente è la voglia di ripartire, di rimettersi in cammino, quindi ha fatto bene Fonditalia e i partner che l'hanno costituita, Federterziario e la UGL, a scegliere questo tipo di manifestazione per incontrare i lavoratori, per incontrare soprattutto le aziende, per incontrare la rete di quanti attraverso Fonditalia avranno la possibilità e hanno già avuto la possibilità di formare i loro dipendenti, di formare i propri lavoratori. Ecco Paolo, speriamo di uscire presto da questo momento di crisi che purtroppo va avanti da tanto tempo. Hai toccato anche il conflitto in Ucraina e ci sono delle grandi attese circa le politiche attive per il lavoro e circa degli strumenti, penso ad esempio al nuovo fondo nuove competenze e anche al piano GOL, lo strumento di GOL. In tanti durante gli incontri di questi giorni hanno riposto grande fiducia in questo strumento. Quanto è importante secondo te che vi sia una partecipazione pubblico-privato anche nella gestione delle politiche attive per il lavoro? Beh, il pubblico in esclusiva non riesce più a garantire il sostentamento delle politiche attive e probabilmente non riesce neanche a allineare le politiche attive rispetto alle esigenze della produzione, del momento, del cambiamento, dell'aggiornamento che anche le produzioni, da quelle manifatturiere a quelle dei servizi, abbisognano. Quindi è fondamentale che ci sia una collaborazione tra pubblico e privato. È quello che in sintesi fa Fonditalia. Con dei soldi pubblici incontra, mette insieme lavoratori e parti datoriali proprio per intervenire su tutti quei fronti, compreso quello per esempio dell'aggiornamento delle competenze, che vengono definiti come piani di sviluppo, come piani di progresso dello Stato che li ha in qualche maniera organizzati. Quindi è positiva sicuramente questa collaborazione, è necessaria questa collaborazione, la dobbiamo far funzionare bene però, perché anche il GOL, che è occupabilità, non è occupazione, dobbiamo definire bene i termini della partita, perché sennò ci innamoriamo delle sigle e poi non troviamo i fatti. Vorremmo passare a un periodo di sviluppo che passi attraverso veramente, scusate il gioco di parole, che passi attraverso la capacità di produzione, la capacità di confronto e, se mi consentite una battuta perché è il nostro mantra, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Molto bene, grazie allora Paolo, godiamoci le bellezze di questa Mille Miglia e fino a notte inoltrata continueranno ad arrivare le auto. L'hashtag che si sta portando avanti è la formazione non si ferma e così il mondo del lavoro non deve mai fermarsi. Benissimo, grazie, grazie a te.